Il mondo della politica e della cultura abruzzese piange la scomparsa di Giuseppe Quieti, scrittore, avvocato, ex parlamentare. E ci colleghiamo in diretta con Luca Pompei della nostra redazione social che cura la trasmissione in cronaca e alla quale collabora proprio la figlia di Giuseppe Quieti, Raffaella. Luca, buon pomeriggio a te. È una grande perdita per il mondo della cultura. Da diversi anni non esercitava più l'attività politica, ma Giuseppe Quieti ha rappresentato molto e rappresenta molto per la cultura abruzzese. Sì, Gigliola, un abbraccio a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. Questa mattina ho ricevuto proprio la telefonata di Raffaella Quieti che mi ha dato questa tristissima notizia. Se ne va dopo Franco Marini, un altro gigante della politica non solo abruzzese ma anche nazionale. Avrebbe compiuto Giuseppe Quieti il prossimo 30 maggio 85 anni, una vita dedicata servizio della collettività e della comunità. Pensate, è stato parlamentare per ben tre legislature nelle file della Democrazia Cristiana tra il 1976 e il 1987, ma prima ancora è stato consigliere comunale ed anche assessore comunale a Pescara, anche qui per un decennio circa, tra la metà degli anni 60 e la metà degli anni 70. È stato anche consigliere provinciale poco prima di essere eletto in Parlamento nel collegio aquilano. Giuseppe Quieti in qualche modo ha dato un grande contributo per le più importanti opere infrastrutturali abruzzesi, in particolare nell'area metropolitana. Pensiamo all'asse attrezzato, ma anche la nuova stazione ed anche la marina di Pescara e l'agibilità del porto canale di Pescara. Ha servito alla grande la comunità abruzzese in rappresentanza appunto della Democrazia Cristiana. Tu hai detto è uscito un po' di scena, ma lui era comunque molto molto attivo. L'ultima volta, ad esempio, che l'ho visto nell'aula consigliare del comune di Pescara alle ultime elezioni amministrative, era lì che seguiva voto per voto tutti i vari scrutini che poi hanno portato all'elezione di Carlo Masci a sindaco di Pescara. Questo segno evidente di quanto amasse il proprio territorio, di quanto volesse comunque seguire fino all'ultimo le attività amministrative sul territorio regionale e sul territorio pescarese. Ovviamente a Raffaella, che collabora con me alla mia trasmissione in cronaca ed è una bravissima giornalista, nostra corrispondente dal mondo. Lei cura le interviste agli abruzzesi, alle figure eccellenti della nostra regione in Abruzzo. E ovviamente a lei, alla sorella Simonetta e alla signora Stefania le più vive condoglianze da parte ovviamente mia, ma credo di esprimere il cordoglio anche di tutta la redazione e soprattutto di tutta la proprietà di Rete 8. In conclusione, Gigliola, ti ricordo che i funerali si terranno lunedì 1 marzo alle 15 presso la chiesa del Cristo Re in via del Santuario a Pescara. Con questo ti restituisco la linea. Grazie a Luca Pompei, buon lavoro. Ricordo che nel pomeriggio, insieme ad Enrico Giancarli, come sempre, potrete trovare sulle pagine social di Rete 8, in particolare su Facebook e Instagram, aggiornamenti che riguardano i contagi da Covid-19 e quanto avviene in giornata in Abruzzo e anche argomenti che riguardano lo sport.